Di nuovo con voi, amiche e amici. Massimo, di nuovo buongiorno. Massimo Mazzucco, Eccomi qua. ovviamente. Ciao a tutti. Ci fanno notare un bellissimo articolo che io questa mattina, tra l'altro, volevo trattare insieme a te. È Medicina, madri, attenzione, allattare fa male. Ovviamente nel titolo c'è anche quella suggestione sul quale si punta proprio per fermare l'attenzione del lettore che scorre magari i link attraverso i titoli. Ormai siamo alla pura follia. Una ricerca scientifica del CDC ha stabilito che il latte materno impedisce ad un certo vaccino di funzionare al meglio nel corpo del neonato e quindi suggeriscono di evitare l'allattamento al seno. Una notizia che comunque ha interessato, ma questa, Massimo? Beh, diciamo sì, chiedo scusa. Non è una vera e propria notizia, nel senso che è una ricerca, non è che è uscita la notizia. Qualcuno ha notato questa ricerca, ha fatto qui negli Stati Uniti, e ha fatto un articolo dove faceva notare la logica perversa a cui siamo arrivati con le case farmaceutiche. Cioè, il ragionamento di quelle ricerche dice: abbiamo fatto delle ricerche in Africa, credo, in varie parti dell'Africa, sulle madri che allattano il seno. Abbiamo visto che il nostro vaccino, rotavirus, credo che si chiami, non prende bene, cioè non funziona bene, perché il latte materno lo sopprime. Quindi suggeriamo di sospendere l'allattamento al seno delle madri in modo che il nostro vaccino possa funzionare bene. Ecco, mi sembra un tale paradosso che, voglio dire, la madre ha già ciò che serve per uccidere il rotavirus. Infatti. E tu invece togli il latte materno in modo che il rotavirus possa infettare il bambino, in modo che il corpo produca degli anticorpi, secondo la logica del vaccino, che il latte materno già ha. Siamo alla follia più pura. Siamo anche a un déjà vu, però, perché mi ricorda tanto quello che diceva la Nestlé per vendere più latte in polvere, proprio nei paesi africani. Esatto. E dietro, poi, infatti, è venuto fuori nei commenti, c'è tutto il discorso del latte in polvere, per cui alla fine questa storia della tu qualunque cosa possa aiutare a scoraggiare le madri a non allattare, chiaramente fa bene a chi vende il latte in polvere, certamente. Stiamo parlando di giri veramente grossi di soldi. Allora, ecco che questi poveracci che fanno ricerche scientifiche sono obbligati a spingere il loro cervello fuori dalla sede praticamente pur di mettere in piedi qualcosa che sembri attendibile. Allora, la volta scorsa Massimo ebbe a darmi anche un consiglio ideale, nel senso che le domande gliele dovevo scrivere. Non l'ho fatto, ma non perché non volessi mancare all'invito di Massimo e soprattutto a corrispondere un vostro piacere, proprio perché ci abbiamo 100.000 cose e ci si dimentica. Noi ci alziamo alle 4 al mattino, quindi quando l'amico del bar mi dice alle 5 e mezza stasera ci vediamo, tranquillo, poi mi dimentico che mancano 15 ore per arrivare stasera. Gramiccioli, e muoio prima. Come si vede che lei è più giovane di me, ancora gliela fa. No, nel senso che alle 5 sto arzillo, poi dopo alle 17 sono morto. Piano piano vai scemando. Allora, 342 41 51 406 è il servizio di messaggeria, 342 41 51 406. Massimo, se sei d'accordo, ti faccio le domande dei nostri ascoltatori, va bene? Io sono a disposizione, dico solo una cosa, sì. Che quando mia moglie mi vede passare, dice: ah, mi raccomando, vai in ufficio, telefona alla tal persona, arrivo di qua e già mi sono dimenticato. Quindi, tu stai ancora bene rispetto a me. Viva Dio, Massimo! Di 4 minuti al mattino. Siamo in buona compagnia, tu ed io. Grazie a questa trasmissione qualche anno fa su un'altra radio, non so se si può dire, Gianluca, che come no, Radio Spazio Aperto, ci mancherebbe. Come no. Ho avuto il piacere di conoscere Massimo Mazzucco. Al grande Mazzucco oggi chiedo, dopo aver dimostrato l'attendibilità dei suoi documenti sull'11 di settembre, in America qualche politico si è assunto le responsabilità di quel disastro? Sei politico? Se io fossi così importante da obbligare il politico a guardare i miei documentari, sì. Beh, però non pensare nemmeno che i tuoi documentari non li abbiano infatti visti i politici. No, diciamo una cosa intanto, che io faccio per l'Italia quello che qui molti altri fanno molto bene per l'America, cioè non sono certo l'unico che fa queste cose. Io, essendo italiano, sapendo un po' com'è il nostro pubblico, com'è il nostro modo di ragionare, Ho confezionato questi stessi argomenti per una logica nostra, perché se voi l'italiano prende il film americano impazzisce dopo un po', perché non c'è una logica, sono abbastanza
fatti in modo superficiale, isterico anche delle volte. Loro sono abituati così, noi abbiamo un minimo di background culturale in più e un minimo di discorso logico riusciamo anche a reggerlo. Però voglio dire, mi accontento, mi va benissimo farlo per l'Italia, dove sono anche a mio agio con la lingua e tutto, e mi va benissimo così. Qui mi rendo utile al movimento dell'11 settembre quando servono appunto ricerche particolari, visto che bene o male alla fine sono abbastanza esperto, ma non ho nessun desiderio di far vedere il mio lavoro qui, né di certamente mi illudo di influenzare qualcuno, figuriamoci. Anzi, il vero problema è che più li fai bene questi documentari, più la gente scappa, perché non vogliono essere messi di fronte alla verità delle cose, quindi capisci. Massimo, lo dico con affetto e ammirazione, Massimo sì. Secondo me negli anni ha raggiunto quella pace intellettuale, la saggezza, che l'ha distanziato però dalla verità. Cioè, lui non sa, io credo che Massimo non sappia, non colga quanto interesse suscita il suo grado di popolarità qui in Italia. Non solo, ma sì. Quanto si discute a ogni conoscono livello. Tutti, Massimo, io come ti nomino, ti conoscono tutti. Vabbè, è una fortuna per te. Mi veniva una battutaccia, ma sono riuscito a frenarmi in tempo. No, vabbè, ti aiuto io, è molto più edulcorata. Come Staglio e Olio, il successo e la ricchezza vera arriverà post morte. No! Ma vabbè, succede, dai. Allora, tra le altre cose devo portare i saluti di Roberto, che è un nostro ascoltatore da storico. Lungo tempo, sì, che ha proprio preso spunto dalle nostre inchieste sulle scie chimiche e ha fondato il gruppo Scie Chimiche Roma. So che sei abbastanza atteso per quello che sarà poi un evento che noi organizzeremo e che vedrà anche Massimo Mazzucco in collegamento da Los Angeles. Organizziamo noi di Overture. Certo. Noi. Certo. E invitiamo chi ci para a noi. Beh, vedi un po'. No, perché tutto rispetto gira una carovana dei matti. No, nel senso, non appunto. Il problema è anche quello, capito? Ma Elena è bravissima. No, in per questo. Carità, i matti stanno da un'altra parte. Un'altra cosa che mi ha colpito, in famiglia il cognato che sembra più distratto, seguendo luogo la trasmissione, è andato l'altro giorno a vedere Luogo Comune e ha scaricato un po' di notizie su Mazzucco. C'è la nostra amica Stefania che ti fa una domanda che riprende un po' il discorso che si era fatto a tavola. Ovviamente nella guida domestica, nel piacere familiare, c'è il nonno che dice: ma com'è possibile che non sono mai andati sulla luna? Quell'altro: ma chi ti ha detto? No, l'ho letto da uno che interviene da Davide, si chiama Massimo Mazzucco, che nei suoi studi... Cioè, Stefania ti chiede: buongiorno dottor Mazzucco, ma davvero non sono mai andati sulla luna? Io potessi dare delle risposte sicure, credo che mi alzerei di 20 metri ogni volta, però invece sto basso. Io ho una cosa che dico sempre, sono profondamente, dunque posso giurare sulla vita dei miei figli, questo sì, che le fotografie che ci hanno passato per foto di viaggi Apollo sono false, questo lo so perché ho fatto un fotografo ad alto livello per 30 anni e le riconosco immediatamente, sono fatte in situazioni diverse sulla Terra o in studio, con un riflettore che rifà la luce del sole, oppure nel deserto con il vero sole e con lo sfondo ritagliato nero. Questo ne posso essere assolutamente certo. Sembra Capricorn One. Come? Sembra Capricorn One, sì, non so cioè se le fotografie visto, sono sì. Necessariamente false. Questo non vuol dire, ovviamente, automaticamente che non siano mandati sulla Luna. Sono completamente convinto che non ci siano andati con i viaggi Apollo, per una serie di motivi tecnici e di ridicolaggini dal punto di vista proprio della tecnica con i quali mi sono trovato di fronte, e anche per una questione così psicologica, analizzando il comportamento di questi 12 poveracci, di cosa gli è successo dopo che sono tornati sulla Terra, non sono assolutamente certo di poter dire che l'uomo non ci sia mai andato in assoluto con altri mezzi, che però non conosco, per cui non posso escludere, ma non posso neanche dire niente di più, ecco. Ecco, però una domanda, aspetta, poi gliela faccio sì, io perché sicuramente anticipo i nostri attentissimi ascoltatori. Ai 12 poveracci che tornarono da quel viaggio lunare, cosa è successo? Però ci risponde dopo la pubblicità, ma partiamo anche dalla tua domanda. Sì. Ti chiedo scusa, rimanete con noi.